un bresciano che abbia 40-50 anni non può non conoscere il nome Giustacchini, forse quelli più giovani forse possono anche non conoscerlo, ma gli altri senz'altro lo conoscono tutti. La storia della famiglia Giustacchini è una storia molto lunga, inizia nel XVI secolo nella Valle di Nave. Allora, quando Agostino Giustacchini creò una cartiera, allora naturalmente la carta si produceva a mano, ogni foglio veniva prodotto singolarmente. Nel nostro archivio storico esistono fogli che io ho trovato nelle mie ricerche che durano da quasi 20 anni. Ho trovato dei fogli con la filigrana AG Agostino Giustacchini, sono carte sia del 600, del 700, dell'800. Agli inizi del XIX, Giuseppe Giustacchini lasciò la cartiera di nave in mano al fratello e si trasferì a Brescia aprendo un fondaco in un quartiere allora prettamente artigianale di San Faustino, in vicolo del Restello. Appunto, aprì un fondaco per la vendita della carta di sua produzione. E da lì iniziò la parte commerciale della famiglia, che dagli inizi del 1800 ininterrottamente è arrivata fino ai nostri giorni. Che trattiamo articoli sia per la scuola sia per l'ufficio, articoli per l'imballo, articoli per tutto quello che riguarda la carta, insomma. La tradizione è qualcosa di più che possiamo dare alla nostra clientela, che per me, naturalmente, essendo Giustacchini, molto importante, e spero che lo sia anche per mio figlio. Io penso che se dovessimo ridurre il nostro lavoro all'essenza, noi siamo dei piccoli uomini che spostano la merce dalla produzione all'utilizzatore finale. Sembra un'espressione semplice, ma dietro questo ci sta molto, moltissimo, ci sta il rapporto con i nostri clienti, ci sta la scelta degli assortimenti di prodotti, ci sta il coinvolgimento dei collaboratori, ci sta tantissime cose, sostanzialmente ci sta una grande passione che penso sia quella che cerchiamo tutti i giorni di far percepire la nostra clientela. La nostra azienda si occupa di servizi alle imprese, quindi facciamo forniture di cancelleria, prodotti legati all'ufficio e alle attività in genere, a una vasto numero di aziende, piccole e grandi, che trovano in noi soluzioni per il loro lavoro. Con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, quindi la modalità in cui operiamo con i nostri clienti, abbiamo sviluppato questa nuova unità logistica che ci ha permesso di ottimizzare il processo di ricezione e evasione ordini, quindi quello che è il servizio che offriamo ai nostri clienti. In particolare, la volontà era quella di permettere ai nostri ragazzi in magazzino di lavorare con un ambiente mite, costante tutto l'anno, quindi fresco d'estate e riscaldato d'inverno, utilizzando le risorse naturali.
cercando di perseguire lo scopo di ottimizzare le risorse naturali presenti nel loco, abbiamo realizzato un edificio ecocompatibile, quindi un edificio che si alimenta dal punto di vista termico utilizzando una fonte rappresentata da un pozzo profondo 167 metri e la luce attraverso dei pannelli fotovoltaici. Quindi utilizzando il sole e l'acqua abbiamo cercato di fornire l'energia necessaria al funzionamento dell'unità logistica. In particolare nella costruzione del capannone ci siamo concentrati su delle scelte tecniche che permettessero di ottimizzare le risorse disperdendo il meno possibile temperatura all'esterno. Diciamo che un'attività industriale, una unità logistica come questa, rispetto all'ambiente determina un peso in termini di inquinamento importante, in questo caso utilizzando quelle che sono le risorse naturali presenti in loco, quindi il pozzo, l'acqua, utilizzando l'esposizione, l'eccellente esposizione solare che ha un orientamento a sud, utilizzando quelle che sono le tecnologie attualmente presenti sul mercato e che in Italia stanno avendo un eccellente riscontro per le loro caratteristiche di riutilizzo dell'energia solare per la produzione di energia elettrica. Questo permette appunto a questa attività di non avere emissioni di CO2. Affrontando la progettazione di un edificio industriale, l'aspetto più difficile è quello di coniugare l'estetica, che è un aspetto a volte secondario, con quella che deve essere il funzionamento dell'attività. In questo caso, analizzando per esempio quella che è la palazzina uffici, l'aspetto estetico doveva affiancare l'aspetto tecnologico, perché deve fungere da richiamo di quello che è questo nuovo intervento edilizio. Dal punto di vista della rendimento e del benessere termoigrometrico della palazzina uffici, abbiamo attraverso la stratificazione di alcuni materiali ottenuto quello che è una conservazione del microclima interno che rimane perfettamente isolato rispetto a quelle che sono le condizioni esterne di caldo o di freddo. Questo attraverso l'uso di un sistema costruttivo che è quello della facciata ventilata, che è costituito da una sottostruttura metallica e da una lamiera di alluminio che si tacca, diciamo, dal punto di vista dello scambio di calore dalla palazzina uffici mediante dei pannelli di isolamento termico dello spessore di 6 cm. Questa facciata ventilata funziona anche da camino, in quanto raccoglie nella parte bassa l'aria facendola scorrere attraverso l'effetto camino, appunto, all'interno della sua intercapedine, facendola convogliare verso l'alto, crea una sorta di movimentazione che non surriscalda mai quello che è l'isolamento della parete, quindi lasciando il microclima interno in condizioni favorevoli. Insomma. Essendo poi un ambiente di lavoro, il microclima interno, tanto nella palazzina uffici quanto qui nell'unità logistica, è un valore aggiunto importantissimo. Infatti in questa unità logistica la presenza di micro shed apribili in qualsiasi momento permette appunto di creare lo stesso effetto camino che si ha nella facciata della palazzina e quindi di avere una sorta di benessere in chi lavora all'interno di questo magazzino. È sempre stato un cammino, è stato fatto sempre tradizione con innovazione, ci siamo sempre aggiornati, abbiamo sempre investito sia per le innovazioni ma anche per l'ambiente. Quando abbiamo deciso di sfruttare la forza, il valore dell'acqua per riscaldare e per raffreddare l'ambiente che abbiamo creato nel
della logistica nuova, ho pensato anche a quando Agostino Giustacchini, 500 anni fa, sfruttava l'acqua per produrre la carta. Energia allora, energia pulita allora, energia pulita oggi. Penso che l'esperienza che abbiamo fatto utilizzando i pannelli fotovoltaici e la geotermia ci abbia insegnato che è possibile fare qualcosa di rispettoso dell'ambiente, coniugando quindi una ricerca di rispetto dell'ambiente ad una ricerca di maggiore economia delle risorse. Questo spesso non è facile, perché è difficile trovarsi in condizioni favorevoli alla realizzazione di un nuovo edificio, ponendosi come due obiettivi primari questi, cioè far quadrare un bilancio economico e utilizzare al meglio le risorse presenti. Quindi nei negozi che andiamo a sviluppare sicuramente la presenza di pannelli fotovoltaici e di approvvigionamenti termici compatibili con l'ambiente che andremo a trovare sicuramente sarà perseguito, anche perché è un'esperienza che ci ha permesso di coinvolgere tutti intorno a un progetto affascinante e soprattutto di dialogare in maniera più stretta con i nostri clienti, che numerosi sono venuti a vedere cosa abbiamo realizzato per prendere degli spunti. L'entusiasmo e la passione per il mio lavoro è stata una costante in tutta la mia vita e sono estremamente felice che sono riuscito a trasmettere questa passione e questo entusiasmo anche ai miei figli, sia Davide che lavora con me nell'Incroscarta, sia mia figlia che lavora in una società di design legata al packaging. È una grande fortuna, perché l'azienda la vedo proiettata per un'altra generazione in buone mani. Sono 17 generazioni che sempre da padre in figlio ci passiamo il testimone nel settore della carta.